Grazie Eccellenza, ma io partirei da alcune considerazioni che ho sentito fare dal consigliere Lazzarini. Insomma, ci aspetterebbe da una donna cosiddetta di sinistra un approccio verso queste tematiche non necessariamente, ad esempio, legate agli obiettivi primari di budget, cioè dire che la sanità è principalmente legata agli obiettivi di budget, senza invece valutare come il piano sanitario approvato all'interno di quest'Aula pone al centro degli obiettivi dell'ospedale, degli obiettivi dell'ISS, non tanto il budget, che è uno strumento per raggiungere gli obiettivi, invece della persona al centro, cioè al centro non c'è il budget, ma c'è la persona, i servizi alla persona. Ecco, sentire questo invece fa capire bene, insomma, come mai in parte la sanità è di fatto alla situazione in cui siamo oggi. Ripeto, dal mio punto di vista bisogna riconfermare, ma non solo come principio, come bel principio che il piano sanitario dice, ma bisogna riconfermarlo nelle leggi, e dal mio punto di vista ogni legge che viene fatta purtroppo non riconferma questo, cioè non mette la persona al centro, non mette il servizio al centro. Ma magari al centro ci mette una volta il budget, effettuando tagli di qua o di là, o al centro ci mette determinate categorie, come dal mio punto di vista è questa legge. Semmai attraverso il budget, cioè è certo che, cioè non è che sto dicendo che il punto economico non è importante, e ci mancherebbe altro, ci arrivo, però è attraverso il budget, cioè quello è lo strumento con cui si devono andare a perseguire gli obiettivi, quindi raggiungere gli obiettivi di salute in base alle esigenze della popolazione e non in base alle esigenze di singole categorie, andando piuttosto a valorizzare il rapporto di esclusività, di fiducia con il personale medico e ospedaliero, andando a puntare su quella che è la prevenzione, puntando molto su quella che è la prevenzione, su quello che è la formazione continua, e andando a demercificare i servizi. La consigliera Lazzarini dice anche, beh, dobbiamo pensare a che ospedale vogliamo. Beh, siete da 2 anni al governo, io mi auguro che vi siate chiesti che tipo di ospedale vogliate. Da una parte lo capisco, perché io personalmente, e questa è una critica che mi sento di muovere, non ho capito il segretario Santi che tipo di ospedale vuole. Io posso fare così una disamina di quelle che possono essere le nostre posizioni, le posizioni di Democrazia in Movimento, espresse più e più volte, per poi arrivare ad un'analisi effettiva di questa legge. Forse perché bisognerebbe ammettere finalmente una volta per tutte che il nostro ospedale è un ospedale sovradimensionato. Lo è sovradimensionato. È sovradimensionato chiaramente per San Marino, per la nostra Repubblica. Questo perché diciamo, è figlia di quegli anni in cui le ricchezze arrivavano da un comparto, che è quello bancario e finanziario, a pioggia. Quindi ci potevamo, tra virgolette, permettere tutto, anche un sistema effettivamente sovradimensionato. Ma siccome i soldi cadevano a pioggia dalla finanza, qual è stato il problema della politica negli anni? Quello che nessuno si è mai posto il problema di rendere l'ospedale sostenibile con le proprie gambe, non con le gambe dei soldi che a pioggia cadevano dalla finanza. Questo obiettivo non se l'è mai posto nessuno, l'obiettivo appunto di sostenibilità, tenendo però come principale obiettivo primario il concetto di base, di universalità del nostro sistema, e ci mancherebbe altro. Al contrario, l'ISS negli anni è stata vittima di logiche di tipo corporativo all'interno degli stessi reparti dell'ospedale, e vittima anche di proselitismo politico. Oggi sulla sanità si fanno le battaglie politiche. Oggi a capo di associazioni di medici ospedalieri abbiamo persone vicine ai politici. È così. Oggi il comitato esecutivo viene nominato dal Congresso di Stato ed è quindi fortemente legato alla politica. Perché cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il Congresso di Stato, quindi quando la maggioranza o quando il governo vanno in crisi, va in crisi il comitato esecutivo e va in crisi l'ospedale.
più di una volta la scorsa legislatura abbiamo visto, e questo credo che sia vergognoso anche quando accade oggi, il tema della sanità usato per colpire o il segretario di Stato alla sanità o il comitato esecutivo, a seconda della battaglia politica che si doveva portare avanti. Questo è uno dei problemi principali del nostro ospedale. Bene, oggi lo sappiamo, la raccolta bancaria non garantisce più queste risorse. Qual è però il problema? Che negli ultimi anni tutte le politiche sanitarie, comprese quelle odierne, quelle di adesso SM, mettono in crisi, mettono in difficoltà quella che è l'universalità e l'omogeneità delle cure prestate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, andando a dare invece enfasi a quella che è la sanità privata, senza andare ad affrontare le varie problematiche analizzate molto bene da molti anni, anche ad esempio al Collegio Sindaci, ci arriverò, andando a sottrarre risorse dal pubblico a favore del privato. Quindi tutto questo ha portato a spostare l'attenzione al post cura, al dopo malattia, e chiaramente a far prevalere, come abbiamo sentito oggi dal consigliere Lazzarini, gli obiettivi economici rispetto a quelli della salute e della qualità dei servizi. Dal nostro punto di vista invece San Marino non deve mettere in dubbio mai, e questa legge un po' lo fa perché inizia a ragionare dei medici come una categoria a parte che può considerarsi anche un pochino al di fuori della pubblica amministrazione, non deve mai invece mettere in dubbio la matrice pubblica della sanità, l'universalità delle tutele, però chiaramente deve pensare a sistemi sostenibili. Quindi dal nostro punto di vista, lo abbiamo detto, ridetto, bisogna partire dai dati, quelli anche che emergono dal piano sanitario, che mettono la persona e il servizio al centro, dividere e capire quelli che sono gli interventi programmabili, quelli non programmabili, le cosiddette urgenze, la diagnosi e le degenze, quindi dividere questi tipi di, in base chiaramente alla casistica, no, che c'è a San Marino, in base a questa casistica cercare di definire quelli che sono i settori su cui vogliamo puntare tutto, i settori in cui San Marino deve continuare ad essere un'eccellenza, e chiaramente devono essere settori di cui i sanmarinesi hanno bisogno, perché la casistica ci dice che di quello abbiamo bisogno. Quindi settori strategici per la realtà sanmarinese, dove l'incidenza appunto numerica è elevata e dove tocca puntare all'eccellenza, quindi alla specializzazione dei reparti. Su questo bisogna completare tutto il percorso di accreditamento di questi settori per essere appunto non solo un elemento di sostegno della sanità per i nostri cittadini, per i cittadini sammarinesi, ma diventare anche un punto di riferimento per quelle che sono le realtà limitrofe a noi, che possono vedere il nostro ospedale, laddove raggiungiamo l'eccellenza, un punto di riferimento ed aiutare a rendere la nostra struttura di tipo sostenibile, anche economicamente sostenibile. Poi ci sono i settori, diciamo, non strategici, ma comunque sostenibili all'interno del nostro ospedale, che possiamo continuare a gestire dal nostro ospedale, e dal nostro punto di vista lo si dovrebbe fare attraverso l'arrivo sì di luminari, ma non pagati per un anno intero, se ci servono, in un momento in cui invece è possibile programmare i loro interventi qui a San Marino, e cercare di favorire ad esempio professionisti che provengono dai policlinici universitari italiani, perché sono persone che tendenzialmente per loro natura favoriscono la formazione, ed è quindi importante legare questi professionisti alla formazione del personale sammarinese che è già presente dentro l'ospedale, in modo da creare un valore aggiunto all'interno della nostra struttura. Poi ci sono i servizi, posso andare avanti dopo? Sì, sì. Servizi non strategici, ecco, che non strategici e nemmeno economicamente sostenibili per il nostro ospedale, qui diciamocelo, non possiamo sostenere tutto dentro la nostra struttura, ma abbiamo il dovere di garantire ai nostri concittadini l'assistenza attraverso degli
degli accordi, grazie, con le realtà appunto del circondario, come già in parte sta avvenendo, ma su questo bisogna avere una programmazione, una visione, e bisogna anche esplicitarla politicamente per capire quali settori, su quali settori vogliamo raggiungere l'eccellenza e su quali settori invece vogliamo appoggiarci in strutture appunto esterne. Calcolando che poi i policlinici universitari, laddove è possibile, chiaramente per i reparti sammarinesi in cui questo è possibile farlo, perché non, che capisco che non è possibile per tutti, ma gli stessi nostri professionisti possono andare a realizzare dei corsi di formazione, quindi cercare la collaborazione per quella formazione continua che con questa legge viene continuamente rimandata a decreti delegati futuri. Perché la priorità è dare nuove indennità ai medici, ma la formazione continua la mandiamo al futuro. Allora, io per la legge inizierei invece, a parte che credo che sia molto esaustiva anche la relazione appunto di minoranza, questa legge va a creare una categoria a sé stante all'interno dell'ospedale, perché tutti i medici da adesso in poi verranno chiamati dirigenti medici, tutti. Con un aumento considerevole degli stipendi, in uscita il segretario l'ha quantificata in circa 600.000 euro, ma dal mio punto di vista è stato molto così prudenziale, se vogliamo dire così, senza che però questo corrisponda, ed è qui il problema, di mettere al centro la persona e i servizi. Tutto questo nella legge non viene esplicitato come questo corrisponda a dei miglioramenti misurabili, oggettivi nel servizio pubblico. Al contrario, si va a monetizzare una professione, e non lo dico in maniera negativa, perché anche noi siamo laddove c'è bisogno chiaramente a riconoscere anche qualcosa di più rispetto al circondario, ma con il raggiungimento di obiettivi misurabili, non così, senza avere degli obiettivi misurabili, senza criteri legati a elementi oggettivi dei servizi resi. Faccio un esempio: il raggiungimento di obiettivi precisi sulla diminuzione delle liste di attesa. Come mai non riusciamo a legare un principio economico ad un risultato obiettivo? Questa legge non lo fa. Perché questo è un problema che viene vissuto da molti pazienti nel pubblico, e chiaramente è un elemento invece molto a favore di quelle cliniche private dove anche i pubblici possono lavorare. Tutto questo si rimanda al futuro, appunto a decreti delegati futuri. Un altro elemento portato al futuro è quello della formazione continua. Tra l'altro si dà l'opportunità in uno degli ultimi articoli di lavorare anche in pensione. Poi, per carità, abbiamo anche raggiunto un obiettivo, diciamo, abbiamo cercato di tradurre almeno economicamente, no, affinché uno non prenda sia la pensione che insomma uno stipendio in più, però, e questo è positivo, lo riconosco al segretario, però perché non si va invece a lavorare? Noi abbiamo presentato, non in questa legge, ma in molte occasioni, anche a lei segretario di Stato, Santi, una serie di emendamenti, da una parte per fare una mappatura, avere finalmente, portata magari anche in aula, una mappatura delle professionalità che servano all'IS, calcolando il fabbisogno e calcolando i futuri pensionamenti, per andare a indirizzare gli studi dei ragazzi sammarinesi. Ad esempio inserendo anche nuovi percorsi, oltre a quelli che già ci sono, all'Università di San Marino, cioè favorire la formazione di nuovi giovani che si avvicinino alla professione medica, che siano sammarinesi, e non favorire l'occupazione di quei posti che potrebbero essere occupati dai giovani a favore invece di persone già pensionate. E con questo non sto dicendo che temporaneamente non si può, però il problema è che si sta pensando solo lì e non si sta pensando dall'altra parte al discorso della formazione. Sembri densi. Un altro elemento, la libera professione, qui non si va ad affrontare tutti i vari problemi
gravissimi della libera professione, dei fenomeni di abusivismo fuori dentro l'ospedale. Sappiamo che la libera professione oggi ci sono numerose segnalazioni mai affrontate, per cui si fa sui sammarinesi, nonostante non si possa fare, non si potrebbe fare chiaramente per i servizi offerti dal pubblico, semplicemente sfruttando la definizione di estetica nel nome del servizio esercitato, per poterlo fare appunto anche sugli assistiti IS. E non ho trovato l'escamotage, metto sul servizio il concetto estetico, siccome l'estetica non fa parte dei servizi offerti dal pubblico, allora sono dal privato. Ecco l'escamotage. E molti lo utilizzano oggi e nessuno fa niente. Oppure le partecipazioni societarie di medici in società che hanno come oggetto sociale elementi riguardanti la sanità, magari del materiale che viene venduto dalla società all'ospedale o magari al Casale La Fiorina o alle strutture in cui magari gli stessi medici che hanno le partecipazioni societarie possono fare la libera professione. Chi è che controlla questo? Eppure è stato segnalato. Oppure l'inquadramento fiscale che assoggetta i redditi da libera professione alla sola EGR e non ai contributi previdenziali, così paga lo Stato. Oppure ancora la mancata rappresentazione nel bilancio dei proventi dalla libera professione. Santi va sulla stampa a dire guadagniamo un sacco dalla libera professione, però non dice alla stampa che nel calcolo e nella cifra che lui dice pubblicamente fa la stessa cosa di Mussoni quando doveva promuovere la libera professione identica, non dice quali sono i costi, perché il problema dal bilancio è che non ci sono i ricavi netti, ma ci sono due voci non ci sono due voci separate, una con le entrate e una con le uscite, e quindi non si riesce a fare il netto, e quindi parliamo di proventi da libera professione senza calcolare quelle che sono le uscite, tipo ad esempio il discorso dei contributi. Qui si va a inserire in questa legge un meccanismo economico premiante che è l'indennità, che quindi comporta una nuova uscita per lo Stato, senza nemmeno valutare ad esempio una riorganizzazione delle indennità già esistenti. E questo lo si fa per chi la libera professione lo fa in maniera, diciamo, si dice per chi la fa in maniera esclusiva. Però qual è il problema? Il problema è il concetto di base, perché come concetto di esclusività con il rapporto col pubblico viene calcolata sia la libera professione che si fa dentro la struttura pubblica, questo secondo il governo, secondo questa legge, ma anche la libera professione che si fa verso le strutture convenzionate con l'IS, che non sono strutture pubbliche, sono strutture private con cui l'IS ha un accordo di collaborazione. Ed ecco che qui ho trovato l'escamotage. Se un medico fa pressione, va dal comitato esecutivo e magari il comitato esecutivo apre un contratto di collaborazione nella società dove lui magari ha un rapporto anche di libera professione, ed ecco trovato l'escamotage. Quindi qui col concetto di esclusività si considera tutto, la struttura pubblica e la struttura anche privata che collabora con l'IS, è vero, ma sempre struttura privata è. E, insomma, poi le cose sarebbero tante, l'ultima però molto importante, perché si dice di eliminare il problema della discrezionalità e della flessibilità. Allora, c'era un documento che parlava del precariato all'interno dell'ospedale, in cui si diceva che di 122 dipendenti c'erano, parliamo di 2-3 anni fa, bisognerebbe avere i dati aggiornati, 62 persone stabili, quindi in organico, e una sessantina diciamo precaria. Questo significa che la metà dei dipendenti sono precari. Questa legge non va a togliere il precariato, di buono è vero che va ad integrare col contratto a tempo indeterminato, ma va anche ad allargare la possibilità di avere dei contratti precari da 6 mesi e 1 anno. La va a allargare questa possibilità anziché andarla a diminuire. E questo è un problema, perché la giungla dei contratti è uno di quegli elementi che sono una forma di ricatto verso quei professionisti che poi alla fine dei 6 mesi se lo devono rinnovare quel contratto da un comitato esecutivo che è stato nominato dalla politica. Questo è uno dei problemi principali all'interno dell'ospedale. Quindi lasciare in mano questi contratti a
un organismo dettato dalla politica mette i nostri professionisti sotto scacco, sotto ricatto, e questo è uno degli elementi di non attrattività del nostro sistema. Vai. Basta. Continuare?